Ciao amici di BC Live, sono Sergio Viganò, ci troviamo da Milano Cycling e oggi abbiamo il piacere di scambiare due parole con Luca Guarcellina, team manager della Trenitalia Segafredo. Grazie, buongiorno a tutti. Prima di tutto mi piacerebbe presentarti un attimo per chi è appassionato di ciclismo su strada, non è bisogno di introduzioni, ma per tutti i nuovi personaggi che si stanno avvicinando a questo mondo, forse è il caso di parlare un attimo della tua parabola ascendente. E partirei dal tuo inizio in Mapei, sotto la guida di Aldo Sassi, con tutto il tuo percorso poi nel ciclismo e la tua formazione nel campo internazionale, che diciamo sei una delle bandiere più alte del nostro ciclismo nel mondo. Sì, come hai detto giustamente, ho iniziato dopo aver fatto il dilettante negli anni 90 a dedicarmi più alla preparazione dopo aver fatto il corso degli studi dell'allora ISEF e ho avuto la fortuna di incontrare Aldo Sassi che mi ha concesso di essere un suo assistente all'interno di quello che era allora il centro Mapei, che era in quegli anni leader mondiale nell'assistenza degli atleti ciclisti. E io ho iniziato fondamentalmente come preparatore atletico la mia carriera, e occupandomi sia dell'aspetto del centro medico sia poi dell'assistenza alla squadra professionistica, ottenendo dei discreti risultati, soprattutto perché ero a carico del gruppo giovani, quindi il famoso gruppo da cui uscirono poi Cancellara, Pozzato, Rogers e tanti altri. E nel 2002 appunto mi dedicai anima e corpo a questa squadra che ottenne numerosi risultati. Questo mi concesse, una volta terminata l'esperienza Mapei, di approdare alla Quickstep, squadra per cui ho lavorato altri 8 anni. Quindi affiancando atleti come Bonen piuttosto che Bettini e tanti altri, sempre occupandomi sia della preparazione atletica che della direzione sportiva. E poi nel 2011, per questioni fondamentalmente di piacere personale, di voler provare a collaborare con atleti da gare a tappe, raggiunsi l'allora Leopard Trek, in cui militavano i fratelli Schleck. E nel 2011 tenemmo il secondo e terzo posto al Tour de France, poi ci fu un riavvicinamento a Cancellara che avevo seguito nella parte iniziale della sua carriera, e da lì fino al 2016, diciamo, ho gestito anche la preparazione atletica di Fabio fino alla medaglia olimpica. Dal 2014, una volta che Leopard è passata di mano a Trek Bicycle Company come proprietà, mi sono gradualmente avvicinato anche alla gestione della squadra in senso stretto, e ormai dal 2016 mi occupo essenzialmente di gestione più che di preparazione, anche se il piacere è sempre lì, no? E quindi la preparazione resta nel cuore. Però mi occupo più degli aspetti gestionali e quindi cerco di portare nel mondo quella che è un po' l'idea americana di track, il concetto di ciclismo, sempre legato poi all'aspetto più strettamente culturale, agonistico del ciclismo italiano, e con la speranza sempre di fare un buon lavoro. Grazie. Fabian è senza dubbio uno degli atleti con cui ho condiviso più parte del tuo percorso da preparatore, una delle leggende del ciclismo, e sappiamo che siete parecchi amici ancora, e lui sta ancora vivendo appieno il mondo del ciclismo, magari non direttamente col pettorale sulla maglia, ma con diverse iniziative. Siete ancora in contatto? Come va avanti questo Sì, rapporto? assolutamente. Alla fine con determinati atleti è chiaro che poi si installa anche un rapporto di amicizia. Con lui abbiamo vissuto due Olimpiadi, diversi mondiali, Fiandre, Roubaix, vittorie di vario tipo. Quindi poi, a prescindere dagli aspetti professionali, ci si lega e quindi si resta in contatto. Sì, noi siamo ancora costantemente, diciamo, in buoni rapporti, e ci si sente anche abbastanza spesso. È ovvio che lui adesso ha un ruolo diverso all'interno del mondo del ciclismo. Ultimamente si sta occupando anche di rappresentare degli atleti, per cui in questo momento ci troviamo magari a discutere dal punto di vista contrattuale quelle che sono le esigenze sue come procuratore di atleti e io come gestore di una squadra. Però, come sempre, poi quando c'è rispetto tra le persone si riesce sempre a lavorare nel migliore dei modi, e
e sono contento perché comunque ha trovato la sua strada anche dopo l'attività agonistica vera e propria. Il mondo in generale, non solo quello del ciclismo, sta andando sempre più verso la globalizzazione. Tu sei un italiano virtuoso, però che di fatto opera con un'azienda estera. In tal senso mi piacerebbe avere il tuo punto di vista sulla direzione che sta prendendo il ciclismo a livello globale e se il ciclismo italiano riesce a stare al passo oppure rispetto al passato ha un po' perso i vecchi fasti e le vecchie glorie ed è un po' più ridimensionato. Domanda complessa. Io credo che vabbè, la cultura del ciclismo italiana comunque ci sia nel mondo e continui ad esserci. Diverso è se parliamo di livello professionistico, considerare ancora il movimento italiano un movimento top. Ci sono atleti, ci sono tecnici, ci sono massaggiatori, meccanici, sicuramente in modo importante all'interno del World Tour. E è vero che manca però una squadra con un'identità completamente italiana. Io ho la fortuna di vivere la mia esperienza ormai da tantissimi anni all'estero, perché è dal 2003 che lavoro sempre in squadre straniere. Non credo che sia una questione di mentalità, penso che in Italia il ciclismo sia comunque molto ben considerato, si sappia sia dal punto di vista sportivo sia dal punto di vista commerciale i valori che può dare. Non per niente Segafredo è uno dei nostri sponsor principali, il principale sponsor della squadra, e quindi si capisce l'importanza che ha. È chiaro che forse dal punto di vista imprenditoriale le aziende preferiscono fare sponsorizzazioni più trasversali che schierarsi apertamente all'interno di un club. A tutto questo poi va come sempre aggiunta magari la difficoltà economica del paese, che chiaramente limita gli investimenti dal punto di vista sportivo, e questo è chiaramente un handicap rispetto ad altre nazioni dove comunque gli investimenti vengono fatti e il poter promuovere le proprie aziende attraverso lo sport è un must che ogni manager normalmente ha. Qui da noi si tende invece poi a dedicarsi ad altri tipi di sponsorizzazioni, non ultimo direi, ripeto, c'è più attenzione magari a sponsorizzare le organizzazioni rispetto a quelli che sono i club dipendenti, per cui il futuro credo che ci possa riportare al centro dell'attenzione, quindi al centro del movimento. Però ci vuole uno sforzo da parte degli imprenditori, questo senza dubbio, e dico questo perché vediamo che col bike boom chiaramente l'interesse verso tutto quello che è il mondo bici è abbastanza importante. C'è in corso, a mio parere, un cambiamento culturale, quindi sull'utilizzo della bici come mezzo di trasporto e quant'altro, per cui spero che questo qua faccia da traino anche per gli imprenditori per fare investimenti importanti nel ciclismo agonistico. A questo punto mi sarebbe piaciuto arrivare, ma visto che lo accenni, effettivamente quest'ultimo anno molto particolare, speriamo anche unico e non raro, ha cambiato diversi cambiamenti, tra questi secondo me c'è anche un forte avvicinamento della popolazione italiana verso le due ruote, che storicamente è sempre stata legata sia alla bicicletta, ma solo da un punto di vista agonistico e non tanto da quello del trasporto, dell'utilizzo della bici nel quotidiano. Secondo te i due movimenti, sportivo e diciamo urbanistico, possono trarre giovamento l'uno dall'altro e se sì, in che modo? Sì, assolutamente. Io credo che nel momento in cui la bicicletta venga vista, a prescindere dagli aspetti strettamente di performance, comunque come un modo semplice per restare in forma, avere del benessere, liberare la mente attraverso una pedalata per i campi piuttosto che per il centro storico della città, questo possa portare poi ovviamente un beneficio generale alla popolazione, di conseguenza si possono raggiungere tutti gli obiettivi appunto che si dicevano, con una mobilità sostenibile e quant'altro. Credo che i due punti possano sicuramente andare di pari passo. Quando parliamo di agonismo poi ovviamente non dobbiamo per forza sempre parlare di strada, cioè l'agonismo prevede anche il mountain bike, il ciclocross, il downhill, l'enduro, BMX, tutte le discipline della bicicletta, quindi io credo che questo possa essere davvero un traino, perché a prescindere da doversi spostare in città in bicicletta, poi sicuramente buona parte della popolazione attiva magari trova anche il piacere a fare
competizioni agonistiche o amatoriali, voglio dire, quindi sicuramente il traino, l'effetto volano può esserci e dovrebbe esserci. Certo. Mi piacerebbe tornare un attimo indietro, ci tenevo a fare una domanda un po' scomoda, ovvero l'Italia è stata nota in passato per avere tante squadre, anche famose a livello World Tour. Io, una mia idea personale, penso che questa cosa si sia un po' stoppata dopo il grande scandalo del doping che c'è stato soprattutto davanti al caso Armstrong, con tutto quello che è venuto fuori dopo. Secondo te c'è ancora una paura di associare un po' il proprio nome perché lo spettro del doping aleggia sul ciclismo, o comunque un fantasma di cui il ciclismo non è mai riuscito veramente a scrollarsi le spalle, o è una suggestione mia? No, è corretto quello che dici, purtroppo c'è questo fantasma che aleggia sempre intorno al ciclismo, anche se poi parliamo di problemi che essenzialmente si riferiscono a un quindicennio passato, se non un ventennio. Purtroppo il ciclismo, essendo tra virgolette uno sport povero, quindi raramente tutelato da poteri forti, vive abbastanza questa questione in modo molto più negativo rispetto ad altri sport, dove probabilmente si è fatto molto meno rispetto a quello che è stato fatto nel ciclismo, ma che tutto sommato hanno ricevuto le tutele maggiori. Io penso che è evidente che i tempi siano cambiati e che comunque chiunque abbia avuto problemi relativi al doping poi alla fine si sia comportato all'interno delle squadre in modo molto, molto chiaro e diretto, facendo pagare quello che è giusto agli atleti. Non posso più pensare che questo sia però un limite agli investimenti, perché è evidente che ci sono state nazioni intere che hanno bypassato questo problema, concentrandosi più sugli aspetti qualitativi dello sport di per sé. Non ultimo, stiamo in questi giorni vivendo gli Emirati Arabi, dove è stato sposato un progetto di squadra per far capire alla popolazione che il benessere deve passare per la bicicletta ed evitare quindi i problemi di salute pubblica. Possiamo fare l'esempio dell'Australia, che ha impostato tutto un programma di mondializzazione del proprio paese grazie allo sviluppo del ciclismo, per non poi chiamare in causa nazioni come il Kazakistan, la Russia, che hanno sposato progetti come nazioni, sempre con l'obiettivo di voler incrementare l'attenzione alla bicicletta. Quindi io spero che in Italia, dove spesso sicuramente gli imprenditori magari vengono limitati da questo, in realtà si cominci realmente a capire che noi abbiamo fatto molto di più di altri sport, le cose sono radicalmente cambiate e di conseguenza dovremmo cominciare a valutare quali sono gli aspetti positivi del ciclismo in generale e concentrarsi su quelli e sfruttarne le qualità. Concentrarsi solamente sugli aspetti negativi è veramente riduttivo, penso, per dei manager di capacità, insomma. Certo. Ultima piccola domanda sull'argomento, poi la poniamo. Ci sono tantissimi esempi virtuosi fuori confine, come quelli che ho appena citato, mentre invece la nazione con cui di fatto lavora, gli Stati Uniti, come ha metabolizzato l'urto di un'ascesa e di una caduta come quella di Lance Armstrong? Ma quella, secondo me, sai, è una parabola classica di tanti sportivi americani. Penso che in America ci sia sempre l'esigenza di avere il grande eroe, ma allo stesso tempo il popolo ti eleva e ti distrugge con una facilità molto ampia. Quindi, di conseguenza, a mio parere il ciclismo americano ne ha risentito, senza dubbio. Ci sono adesso una serie di giovani che possono rilanciare il movimento. È anche vero che negli Stati Uniti probabilmente c'è tutta un'altra serie di condizioni per cui il ciclismo, magari su strada in questo caso, abbia avuto più limiti rispetto ad altre discipline. Abbiamo il gravel, ad esempio, che sta crescendo in modo esponenziale, il mountain bike, il motocross duro e quant'altro. Quindi sicuramente il ciclismo strada ha patito, ma sono convinto che, visti i numeri, poi tornerà a crescere nel futuro a breve termine. Giriamo pagina, lasciamo stare il doping investimenti e mi piacerebbe portarti su un argomento che a me e ai nostri lettori è molto caro, ovvero quello del ciclismo femminile, che sta crescendo molto forte, che te ne occupi in modo molto importante dal 2019. Qual è la tua visione? Ci sono investimenti, le ragazze in televisione sono seguite in modo adeguato,
pro e contro dello sviluppo rapido del ciclismo femminile? Ma sicuramente vedo molti benefici. È chiaro che il ciclismo femminile, per questioni di vario tipo, sta avendo uno sviluppo esponenziale. Noi come squadra Trek Segafredo abbiamo investito molto cercando di garantire all'atleta un'assistenza pari a quella delle squadre maschili, e questo ci ha ripagato, considerando che l'anno scorso siamo stati in grado di vincere diverse classiche e essere piazzati ai primi posti del ranking mondiale. La parte positiva è l'attenzione che c'è, sempre più organizzatori vogliono avere anche la corsa femminile, quindi si sta andando nella direzione un po' del tennis e dello sci, dove comunque il valore delle atlete maschili e femminili è praticamente molto simile, se non uguale, o in alcuni casi addirittura più elevato il valore del femminile e del maschile. Lo sviluppo così veloce chiaramente ha dei contro, e il contro in questo momento è che il passaggio da un livello, diciamo, pressoché amatoriale a un livello altamente professionistico poi prevede che tutte le strutture siano pronte e adeguate anche dal punto di vista mentale a comportarsi in modo professionistico, perché è inevitabile che di fronte a strutture amatoriali ci si può muovere molto liberamente in tutti gli ambiti dello sport senza porsi più di tanto problemi. Quando si cominciano a firmare contratti da centinaia di mila euro, ovviamente ci sono delle regole da dover rispettare, bisogna essere pronti a rispettarle. Quindi credo che questo sia un problema, oltre al fatto, ripeto, che sebbene ci sia un gruppo sostanziale di un centinaio di atleti di altissimo livello, la mancanza della categoria Under 23 e quindi il passaggio diretto junior a World Tour, con un volume di squadre magari più legate al passato rispetto a quello che può essere il futuro, può creare un gap importante all'interno del movimento stesso, però ovviamente credo in 4-5 anni si possa arrivare a una soluzione adeguata in cui ci saranno quantomeno 12 squadre World Tour di alto livello con un gruppo veramente competitivo. E tutta la serie, la mancanza, diciamo, del settore dilettantistico è dovuta al numero di ragazze che vogliono intraprendere queste strade, o è un problema organizzativo di società che non si fiderà ancora a investire o a mettere in piedi realtà di questo tipo? In realtà è un problema anche di regolamenti, cioè non esiste la categoria, il numero di atleti sicuramente è troppo basso per creare delle corse esclusivamente di Under 23, e di conseguenza si deve avere pazienza per consentire agli atleti di crescere dai 18, diciamo, nei 23 anni fino a che sono pronte poi per essere performanti. È anche vero che la carriera delle donne è molto più ampia rispetto a quella degli uomini nella categoria di elite. Se negli uomini ci si sta avvicinando ai 6-7 anni di carriera ad alto livello, nelle donne si può parlare tranquillamente di 15 per gli atleti di buon calibro, e di conseguenza a un futuro, diciamo, assicurato. Ok. Ora ho fatto una domanda completamente fuori dal mondo delle corse, diciamo, più di carattere business, tra virgolette, concedimi il termine. In questi anni, ultimi anni, soprattutto col problema del Covid, si è parlato molto della questione modelier, cioè se sia giusto che le case propongono continuamente nuovi modelli anche con minime modifiche. Secondo te è una cosa che continua, ha senso di esistere, o che in realtà più che altro penalizza il mercato e i rivenditori? Faccio una premessa: non che io sia un grandissimo esperto di mercato. Io credo che sempre di più il movimento bici stia andando nella direzione del movimento automotive. Di conseguenza, così come nelle grandi aziende produttrici di auto, ogni anno si cerca di fare un po' di restyling o comunque cambiare qualcosa sui modelli in commercio, credo che il mondo della bici si stia muovendo nella stessa direzione. Non credo che sia un limite, semplicemente perché ognuno di noi cerca sempre di più la personalizzazione del proprio mezzo, e di conseguenza anche l'avere delle piccole variazioni spesso aiuta poi il cliente a poter avere tutto quello che è il proprio desiderio, essenzialmente. Quindi non lo vedo assolutamente come limite. Perfetto.
torniamo rapidamente, era una mia curiosità perché siccome se ne fa un gran parlare in questo periodo mi piace avere anche il tuo punto di vista. L'ultimo anno è stato molto particolare, tu hai parlato anche di UCI, hai detto che la situazione poteva essere gestita meglio, ma hai anche fatto notare giustamente che si sono trovati anche a una situazione così frammentaria con ogni stato che andava per sé che era oggettivamente difficile. Mi piacerebbe averla tu da un punto di vista dell'organizzazione di un team, cosa è stato il 2020, come avete fatto fronte al problema e come di fatto poi siete riusciti a essere competitivi, perché nel complesso direi che il 2020 per la Segafredo è stata una stagione positiva. Ma sicuramente il 2020 è stato un grandissimo esercizio mentale di adattamento a tutto quella che era una serie, tutte quelle che sono state una serie di imprevisti consecutivi nell'arco dei mesi che essenzialmente possiamo dire da marzo a giugno, per cui un grande sforzo mentale per poter coordinare, per quello che mi riguarda, tutti i vari dipartimenti che lavorano all'interno della squadra per cercare di essere poi pronti alle corse. Non è stato facile, soprattutto perché si navigava a vista, no? Quindi la flessibilità è stata la parola che più abbiamo usato negli scorsi mesi. Devo dire che l'approccio scientifico al problema è quello che più ci ha aiutato, quindi essere in grado di preparare 3-4 piani differenti per ogni atleta in base a che possibilità di calendario avremmo avuto e a che tipologia di corse potevano rimanere in calendario, nonché valutando ovviamente la densità e l'intensità dei 3 mesi che poi abbiamo affrontato di competizioni. Siamo riusciti comunque a uscire con un terzo posto al Tour de France, in classifica generale, vincere la Gandevergen, comunque avere nei 10 Nibali al giro e quant'altro, per cui sicuramente abbiamo dato fondo alle nostre energie, però poi siamo stati anche ripagati. È chiaro che per uno sport stagionale come il ciclismo, con delle regole molto chiare, con dei calendari molto chiari, scusa, e una linearità classica, diciamo, una stagione completamente ridisegnata ha creato sicuramente molteplici problemi. Però alla fine direi che come movimento ciclistico in generale abbiamo dato dimostrazione che lavorare nelle bolle funziona, tutto sommato in base al numero di tamponi fatti, il numero di positivi è stato veramente bassissimo e quindi la speranza è che innanzitutto che questa situazione finisca il più presto possibile, però che riusciamo a fare una stagione pressoché normale e che comunque possiamo continuare a regalare emozioni alla gente. Avere un calendario così corto ha avuto delle ripercussioni sugli atleti anche nel 2021 oppure questa stagione, diciamo, che riparte normalmente anche adesso col Tour degli Emirati si sta già andando verso una normalità? No, abbiamo dovuto rimodellare comunque anche la preparazione invernale del 2020, diciamo, della stagione 2021, perché se prima eravamo soliti fare il ritiro di dicembre, quest'anno l'abbiamo saltato completamente perché con una stagione che è terminata verosimilmente il 15 di novembre e ripeto, che ha creato uno stress mentale elevatissimo, gli atleti avevano bisogno di un recupero molto più ampio rispetto a quella che era la solita abitudine di dedicare un mesetto tra fine ottobre e inizio dicembre. Quindi abbiamo preferito lasciare tutti a casa in modo che potessero rilassarsi e poi abbiamo fatto un training camp a gennaio per essere poi pronti per le corse immediatamente. Ora la situazione, diciamo, è normalizzata all'interno di questa situazione anormale, quindi ripeto, con tutti gli accorgimenti medici che facciamo, la speranza appunto di poter correre senza ulteriori intoppi. L'ultima domanda è più per me che per il pubblico, quindi da sorridere. Sappiamo che tu hai una grandissima storia come direttore tecnico, preparatore, team manager, hai avuto anche una relazione a stretto giro con la nazionale svizzera. Ti vedremo prima o poi in maglia azzurra? Cioè, è un tuo sogno nel cassetto o è una cosa che per adesso non hai pensato ancora, diciamo?
l'esperienza con la nazionale svizzera è stata sicuramente fantastica, e aver guidato la nazionale per un paio di Olimpiadi è stata un'esperienza incredibile, e devo dire che il lavoro da tecnico di una nazionale è completamente diverso da quello che si svolge all'interno di un club, ma dà delle grandissime soddisfazioni. Posso serenamente dire che la vittoria alle Olimpiadi con Fabian della cronometro è stato qualcosa di veramente fantastico. In merito alla nazionale italiana, è ovvio che, certo, un ruolo del genere per un tecnico è sempre un sogno, e se mi venisse fatta la proposta sicuramente la analizzerei con molta attenzione. Dopodiché è chiaro che in Italia c'è un numero di tecnici veramente elevato e valido, e quindi so che sarebbe comunque una competizione abbastanza importante, però è chiaro che per me sarebbe un onore, come per tutti, credo. Ma con tutti questi impegni internazionali, lo trovi il tempo per pedalare ancora un po'? Allora, sì, ma poco, però con gli amici qualcosa riesco sempre a fare, almeno quando sono a casa. Fortunatamente abbiamo le piste ciclabili lungo le alzate del Naviglio che ci consentono di pedalare in sicurezza, con tranquillità. È anche vero che ormai mi dedico alla coffee ride, come si suol dire, quindi si pedala, si va a bere un caffè tutti insieme e poi si rientra. Però sicuramente la bicicletta è parte della mia vita, e quindi più che volentieri. Va bene, ti ringrazio del tuo tempo, spero anche alla prossima, sì. Magari a fine stagione. Vai, ci sentiamo l'appuntamento. Va bene. Grazie.